Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi finalmente tornata con un nuovo video e sto parlando del video Cosmo Prof. Sono super super contenta di essere andata al Cosmo Prof quest'anno perché ho visto tantissime novità. Vado ogni anno, come saprete ormai da molti anni, al Cosmo Prof, tranne l'anno scorso che appunto, essendomi rotta il piede, sono rientrata al lavoro praticamente dopo 2 mesi e quindi mi si gonfiava sempre il piede, quindi l'anno scorso non sono riuscita ad andare, però quest'anno la Ale è riuscita a recuperare. Sono andata con mia sorella e qui ho tantissime cosine da farvi vedere e non vedo l'ora di mostrarvi tutto, quindi se siete curiosi di vedere tutto il mio bottino, tra virgolette, chiamiamolo così, in realtà sono tutti omaggi che ho ricevuto, mi raccomando, state sintonizzate dopo la sigla. Ok ragazzi, allora eccomi finalmente tornata con un nuovo video haul, diciamo, sì, vi faccio vedere tutte le cosine che ho ricevuto al Cosmo Prof. Io sono andata venerdì 22 marzo, sono andata con mia sorella e sono andata appunto, siamo partite al mattino, avevamo il treno alle 5.44 e siamo andati un giorno solo. Mi avevano appunto come influencer dato l'accredito per entrare per 4 giorni, solo che purtroppo sono riuscita ad andare solo uno. L'anno prossimo, se riesco, vorrei andarci comunque almeno 2 giorni, proprio perché in un giorno solo purtroppo si riesce a vedere molto molto poco, o meglio tutte le cose molto di fretta. Sono andata al Cosmo Prof con l'intento appunto di vedere nuove aziende per possibilità di collaborazioni e varie, anche per il discorso insomma farmacia, perché magari qualche brand appunto può essere inserito all'interno delle farmacie e in ogni caso comunque sono andata lì proprio per cercare e scovare nuovi prodotti e nuove aziende, tanto che appunto mi sono fatta un percorso, o comunque qui avevo segnato tutti gli stand dove sarei voluta andare, quindi mi sono segnata un po' tutto, mi sono organizzata abbastanza bene e nulla, quindi abbiamo girato tutto il giorno. Qui dentro poi avevo questa cartellina dove ho inserito comunque bigliettini da visita, varie aziende, comunque varie cose che ho bisogno di appunto per lavoro, quindi è tutto qui dentro nella cartellina. E poi ho tantissime cosine da farvi vedere. Allora, io direi di iniziare subito. Allora, quest'anno, come gli anni passati, c'era la boutique Cosmo Prof, quindi partiamo subito da questo perché in realtà è la cosa che ho acquistato, quindi l'unico acquisto che ho fatto è il Cosmo Prof, anche perché ve l'ho detto, non ho visto per bene ad esempio il padiglione unghie, che c'erano tanti stand che vendevano, non l'ho guardato tanto bene proprio perché ho dato priorità ad altro piuttosto che al reparto unghie. Comunque, allora, prima cosina appunto, la boutique Cosmo Prof. La boutique Cosmo Prof che cos'è? È una sorta di stand dove le varie aziende che sono all'interno del Cosmo Prof lasciano dei prodotti e quindi con una donazione minima di 10 euro si potevano portare a casa 5 prodotti. Quando sono arrivata io, che in realtà avevo un po' il treno in ritardo e tutto, abbiamo tardato un po' e quindi quando siamo andati alla boutique era un po' tutto già andato, quindi sono riuscita a trovare poco e niente, ma comunque ho fatto la donazione di 10 euro, regalavano appunto la borsa per poter andare ad inserire all'interno i prodotti e quindi l'abbiamo fatto. Allora, rilasciavano anche la ricevuta appunto dell'acquisto. Allora, la prima cosa che ho preso è del brand Naturalis Organic Beauty la crema viso, Vitality Cream, ok, eccola qui, questa qua. Poi ho preso del brand Olio Seta, Olio del Marocco, All in One Hair Cream. Quindi è una crema per i capelli con all'interno, vabbè, olio di argan, eccetera, eccetera. Comunque si chiama Miracle Hair, ok, questa qua. Sono 100 ml. Poi ho preso questo lip oil
Fabulous Lip Oil, sì. Questo qui è del brand Cosmetec, esattamente. Quindi abbiamo un olietto per le labbra. Mi ispirava e quindi ho deciso di prenderlo. Amo molto gli oli per le labbra in questo periodo, quindi comunque ne ho preso uno. Poi ho preso, in realtà cercavo altre cose, quindi cercavo ad esempio la Tangle Teaser, ma tantissimi prodotti non c'erano più. Poi palette, in realtà palette ne avevo tantissime, quindi vabbè, ho preso il Beauty di Cosmoprof, questo qua, del brand Imei, questo, adesso ve lo faccio vedere meglio. Mi piace molto questo brand, perché appunto fanno pochette eccetera eccetera eccetera. Qui abbiamo un beauty molto molto capiente, appunto questo è il brand, e il beauty è davvero molto capiente anche eventualmente per andare al mare, perché è di quei tessuti che non si macchiano, veramente molto carino, con appunto le due manigliette, molto bello e capiente. Siccome non c'erano altri prodotti, ma c'era una cosa che in realtà non tante persone prendevano, però io l'abbiamo presa perché comunque dovevo scegliere un massimo di 5 prodotti e tanti prodotti non c'erano, ho preso, c'era la possibilità di prendere appunto questo set di Armando, la cura del grano, che non è altro che un pacco di pasta. Quindi sono all'interno, ci sono vari tipi di pasta, ok, la pasta la mangiamo, quindi perché no. Quindi c'è il rigatone all'interno, è stata bella questa cosa qua, tra l'altro mi ha fatto ridere tantissimo la signora che era all'interno dello stand, perché mi ha detto, gli ho detto: signora, ma possiamo prendere la pasta giusto nel set dei 5 prodotti? Mi ha detto: sì, ne sarei anche felicissima, perché nessuno la vuole, la lasciano tutti lì, e mi avete fatto praticamente felicissima. Quindi vabbè, abbiamo preso la pasta. All'interno spaghetti. Poi, questi sono gli spaghetti alla chitarra, questi qua. Poi ci sono le linguine, ok. E poi abbiamo la pennetta, sempre del brand Armando. Poi sono passata da uno stand che si chiama Valera. Allora, questo stand qui praticamente si poteva prenotare il regalo da andare a ritirare appunto allo stand del Cosmoprof, e c'era la possibilità di scegliere tra un rasoietto, diciamo, per i peli del naso, oppure un portapiastra. E sia io che mia sorella siamo andate appunto e abbiamo preso il portapiastra. Quindi questa qui è la bag appunto del portapiastra da portarsi in viaggio. Eccolo qua, bello, bello capiente, bello grande, appunto del brand Valera. Eccolo lì. Veramente molto molto carino. Tra l'altro aveva un sacco di phon molto molto belli e super leggeri, quindi ottimo, devo dare assolutamente un'occhiata. Poi sono stata a uno stand, praticamente gli ho lasciato il mio bigliettino da visita dicendo appunto che faccio video su YouTube e quant'altro, e la ragazza è stata molto molto carina. Lo stand si chiama Annabelle Minerals, questo qua, e mi ha lasciato tantissimi tantissimi prodotti da provare in full size, tra l'altro, che andremo a provare sicuramente in un video, quindi state sintonizzate perché i prodotti che mi hanno lasciato li andremo a vedere e a provare direttamente sul viso. Allora, mi ha lasciato 7 prodotti, ok. Allora, di cui mi ha lasciato un fondotinta minerale, a parte i packaging che sono veramente molto molto carini. Allora, questo qua è il pack, ok, questi sono full size. Questo è il Coverage Mineral Foundation Golden Light, ok, quindi questo abbiamo un fondotinta minerale. Poi mi ha lasciato un blush, anche questo in formato vendita. Questo qua è il Peach Glow Mineral Blush. E poi mi ha anche lasciato il Mineral Highlighter Diamond Glow. Quindi un altro prodottino in polvere. Poi mi ha lasciato due sieri. Eccoli qua. Due sieri, di cui questo si chiama Clarity Juice Serum, con il 5% di niacinamide. Guardate che carini i packaging, molto molto interessanti.
sono 30 ml di prodotto. L'altro siero è il Glow Juice Serum, questo qui, con vitamina C, quindi abbiamo un siero illuminante. Anche questo, il packaging super carino, mi piacciono tantissimo questi sieri, con il 20% di vitamina C all'interno. E poi mi ha lasciato due prodotti per le labbra, eccoli qua. In particolare il Coconut Sheer Shine Lipstick. Guardate che bello il pack tutto dorato. E questo è il prodotto. Molto bello il colore, tra l'altro. E poi lo Strawberry Sheer Shine Lipstick, che è questo. E questo dovrebbe avere una colorazione un pochino più fragola, diciamo. Ok. Ecco qua. Veramente molto molto carini, non vedo l'ora di provarli e vi voglio far vedere come rendono sul viso. Poi sono stata da Selfie Project, eccolo qua, che è un brand appunto che vende maschere per il viso. Vi faccio vedere, ad esempio, qui mi ha lasciato il loro catalogo e all'interno ci sono tantissime tantissime maschere, e mi ha fatto anche lì, gli ho lasciato il mio biglietto, mi ha lasciato da provare tantissimi prodottini super super carini. Adesso ve li faccio vedere. Allora, nello specifico mi ha lasciato i patches per gli occhi antifatica, mi ha lasciato 4 maschere peel off, queste qui sono carinissime perché guardate, hanno tutti i glitter all'interno, sono bellissime, super super cucciose a mio avviso. C'è scritto shine like a mermaid, shine like a star, shine like a love, shine like a pearl, bellissime. Selfie Project, veramente molto carine. Poi mi ha lasciato, sempre per quanto riguarda le maschere, sempre peel off, queste due che si illuminano al buio, quindi una arancione e l'altra fucsia. Ok, questo glow in pink e glow in orange, molto carine, devo dirvi. Tra l'altro ognuna proprio con un trattamento specifico, non sono solo belle ma hanno un trattamento specifico. E poi altri 3 prodottini, queste qui anche mi piacciono tantissimo, non vedo l'ora di provarli. Questi qui sono i patch per i brufoletti, e mi ha lasciato i cuoricini, questi qua, mi ha lasciato le stelline, e mi ha lasciato anche le stelline che si illuminano al buio, adoro. Quindi non vedo l'ora di provarle tutte, di farvi vedere come sono, insomma. E poi sempre nello stesso stand, questo, diciamo, questo stand era diviso in vari brand, e lì dentro appunto mi hanno lasciato, c'era un giochino da fare, un giochino insomma, c'era da fare una foto con una maschera e loro te la regalavano. Quindi io ho scelto la maschera di Zao, questa qui, la Self Love Magic, e questa era quella con acido ialuronico, queste sono sempre quelle in tessuto. Guardate che carino il packaging, veramente molto molto bello. Sono stata poi allo stand Nashi, che anche lì si poteva appunto ci si poteva iscrivere prima di andare al Cosmo Prof, e loro lì ti davano l'omaggio. Allora, e ho preso, c'era da scegliere se i prodotti per i capelli o i prodotti per il corpo, io ho scelto prodotti per i capelli. Infatti c'è questo kit con i prodotti capelli, dove all'interno troviamo la mini size di conditioner, quindi di balsamo, la mini size di shampoo, queste sono comode da portare in viaggio, e poi l'olietto argan, quindi Nashi argan oil. Oltre questo ci ha rilasciato anche un portachiavi profumato all'argan, appunto con la loro fragranza all'argan, bellissimo, Nashi Lover, Nashi Argan, bellissimo. Poi siamo passati davanti allo stand di Glow e ci hanno lasciato un pad per struccare il viso, esatto. Questi sono i pad riutilizzabili appunto per rimuovere il make-up. È un pad, vedete, ok, che si può lavare e riutilizzare. Poi siamo passati tra gli stand e ci hanno lasciato delle maschere, anche qui dei prodotti. Allora, questo è il brand,
si chiama Sang Boon Editor e ci ha lasciato appunto la loro brochure con i prodotti, ok, e qui un pacchettino con delle sites da provare, quindi con dei campioncini da provare con vitamina C, sono tutte, non so se sono maschere, non credo, magari sono sieri, probabilmente, non lo so, vabbè, sicuramente andremo a provarli. Qui ho un'altra borsina di Medavita, questa qua, all'interno, all'interno c'è anche una rivista, questa qui è la rivista Medavita, appunto, magazine, ok, con all'interno, devo leggerla, questa mi interessa parecchio. E poi dentro troviamo uno shampoo e un balsamo, sì, direi di sì, questi due prodotti qui di Medavita da provare. Dove ho preso appunto la stessa brand della pochette del Cosmoprof, appunto, ci hanno regalato al loro stand la loro borsa. Io trovo che questa borsa sia estremamente fantastica, io volevo assolutamente questa borsa perché la vedevo a tutti, quindi passando dal loro stand ce l'hanno regalata, è bellissima ed è veramente, con due manici sono super, cioè sono riutilizzabili e super resistente, questa borsa mi piace molto, quindi questa. Poi sono stata allo stand di Bioven. Io Bioven già è un marchio, un brand che conosco, le ho lasciato il mio bigliettino da visita e lei mi ha regalato, visto che comunque appunto ha visto che ero facevo video, lei mi ha regalato tre mascherine per il contorno occhi, queste qui, nello specifico mi ha regalato quella al retinolo, i patch al retinolo, i patch alla vitamina C, questi qui sono tutti in idrogel, e poi quella con acido ialuronico, quindi questi qua assolutamente li vado a provare, perché a parte vabbè che sono bellissime anche i packaging, ma li andrò a provare perché mi ispirano davvero tantissimo e quindi nulla, tra l'altro cioè, veramente sono imbevuti di tantissimo siero, guardate quanto siero c'è all'interno. Ok, quindi Bioven li ringrazio tantissimo perché voglio assolutamente provarli. Poi sono passata davanti a due ragazze che davano queste borse, le andate a tutti. Questa qui è di Radio 24, c'è cioè la borsina, ma all'interno ho visto che c'era anche, credo che sia un asciugamanino, non lo so, non ne ho idea, vediamo, non l'ho aperta, probabilmente sì, è un asciugamanino, carino. Sono stati carini, eccola lì, di Radio 24, molto carina, bianca. Poi siamo passati da questo stand e tra l'altro me l'ha lasciato poi un'altra ragazza dopo, da questo stand che si chiama Unskin, ok, e all'interno ci ha lasciato oltre un campione di essence all'acido ialuronico, questa qui, ok, ci ha lasciato anche questa pochettina, guardate che carina, tra l'altro hanno speso veramente tantissimo secondo me per regalare tutte queste mini sites, eccola qui, la pochettina trasparente, e all'interno troviamo tre prodotti, nello specifico sempre la essence, questa qua, troviamo il siero alla vitamina C, e poi troviamo la crema con la vitamina A a retinolo, eccola qui, quindi tre mini sites più la essence, molto molto valido, più la pochette, direi che ci hanno fatto veramente un super super regalo, ok, quindi questa è una e questa ovviamente due con le stesse identiche cosine, anzi no, perché qui abbiamo il siero alla vitamina C e invece da questo lato troviamo il siero al retinolo, quindi della stessa linea della crema, meglio così provo più cose differenti. Poi siamo stati dallo stand Miss A, ok, di Apieu, e c'ha, dentro alla borsa c'erano delle maschere per il viso, ok,
che sono queste due di Misha. Eccole qui, sono due lemon. Andiamo avanti con allora, all'interno di questa borsa, vabbè, troviamo, ci hanno regalato questa borsa qui di Alix Avienne. Ok, non lo so, sì, questa, dove all'interno non c'era nulla. Poi siamo passati dallo stand di Erroel, che tutti gli anni comunque ha questa fantastica borsa rossa, e all'interno c'era una mascherina appunto per il viso. Questa qui è la Golden Hour Mask, questa è la quella Pore Control, ed è quella, credo, purificante, ok, al carbone. Quindi questa è la mascherina. Poi mi sono iscritta appunto online per ricevere una mini size dal brand Screen. Siamo passati a prendere appunto il nostro kit. Screen è un brand di capelli, quindi che fa prodotti per i capelli. All'interno abbiamo un po' di prodotti. Abbiamo lo shampoo, ok, all'argan. Il gommage all'argan per il corpo. Il body elixir, quindi una crema corpo sempre all'argan. La maschera all'argan. E poi abbiamo il trattamento appunto per i capelli, che è l'olietto all'argan. Molto molto carino, appunto bisognava iscriversi e siamo andati a ritirarla quel giorno lì. Ok, infatti prima di andare al Cosmo Prof ho guardato diverse aziende che davano appunto il prodotto in omaggio se ci si registrava prima, quindi siamo andati appunto con alcune aziende sul sicuro. Siamo andati, siamo passati dallo stand di questo Fit Fe by Fede, ok, che è il brand di Federica Pellegrini, ok, da utilizzare appunto con gli sport, quindi nel momento in cui si fanno sport ci sono vari prodotti per il corpo, per i capelli, eccetera eccetera. E qui c'è scritto: amati, prenditi cura di te, ripeti. Ok, quindi questa è una borsina riutilizzabile. Poi vabbè, qui in questa borsa ho tutti i nomi dei brand che c'erano al Cosmo Prof. Poi siamo passati da uno stand appunto dove si poteva giocare. Questi ragazzi erano super super carini perché facevano giocare. Allora, c'erano due giochi in questo stand. Uno appunto, vendevano prodotti, in realtà vendevano, sponsorizzavano prodotti di cura per i denti, quindi cura orale, spazzolini, eccetera eccetera. Allora, c'era il primo gioco, era di c'erano tutti questi spazzolini, tutti messi in piedi, e lui ci dava appunto degli anelli da lanciare e vedere se si riusciva ad inserire all'interno dello spazzolino. Io non ho vinto, però alla fine è stato carino, perché comunque chi non vinceva gli dava lo stesso degli scovolini, questi qua, e il brand appunto è The Humble Co, eccolo. Quindi ho vinto due scovolini. E poi c'era un altro gioco da girare una ruota, ho vinto sempre due scovolini. Invece mia sorella è riuscita a inserire un anello all'interno dello spazzolino e ha vinto uno spazzolino, quindi vabbè, ho vinto anche altri due scovolini. Poi sono andata da Naturis, questo brand qui, sono andata appunto perché si poteva richiedere un campione omaggio online. E sono molto contenta del prodotto che mi ha lasciato, perché questo qua è il Cream Oil Cleanser, quindi è un olio per struccare il viso. Sono molto molto contenta. Invece a mia sorella mi pare che gli abbia lasciato una crema idratante, mi sembra. Poi sono stata da Musa, che anche lì vendeva prodotti per le unghie. Sono andata a prendermi il mio omaggino, che è questo qui, questo kit era. Allora, all'interno, adesso vi faccio vedere il kit che cosa contiene. Allora, all'interno troviamo delle cartine per ricostruzione, il gel igienizzante mani senza risciacquo antibatterico con collerexidina, si chiama
germo gel, molto utile secondo me. Troviamo un mini buffer, guardate che carino questo, questa mini lima. Io questa mini lima gliela darò quasi quasi a mia mamma. Quando io ho fatto il corso di unghie lavoravo con Kilua e mia mamma ha questo buffer un pochino più grandicello di questo in realtà, fatto esattamente identico di Kilua, e lo stavamo cercando, non riuscivo a trovarlo, e siccome è piccolino questo qua lo do a lei perché le serviva. E poi all'interno c'era un semipermanente, eccolo qui, questo qua è il colore, che si chiama GP013 Plum ed è un colore stupendo, guardate che meraviglia di colore, veramente molto molto bello, quindi niente, questo qua sicuramente lo andrò ad utilizzare. La chicca che vi dicevo è in questo stand, è stato... che si chiama Jeske, ok? Allora, c'erano tantissimi device per il viso, per pulire il viso, elettrici e non, e c'era tutta una linea dedicata di Hello Kitty. Voi non potete capire, io sono arrivata lì, dico a mia sorella, io voglio assolutamente comprarmi questo cosino di Hello Kitty, che è una cosina appunto per pulire il viso con la faccina di Hello Kitty, bellissimo, costava 39,90 euro, però non sapevo, non penso che li vendessero lì, in ogni caso ho visto che c'era gente in coda. Facevano una sorta di mini coda sempre nello stand, dico, boh, ci sarà qualcosa. Allora vado a vedere e praticamente c'era una ruota da girare per poter giocare. Allora cosa ho fatto? Gli ho detto a mia sorella, mettiamoci in coda perché secondo me regalano o si vince qualcosa. Bene, inizia il gioco, ho visto che stavano mettendo fuori omaggi e... abbiamo partecipato. La ragazza davanti a me ha vinto un device abbastanza grande per il viso e a tutti gli altri, non potete capire, chi non vinceva lasciavano il device piccolino di Hello Kitty. La sottoscritta, per una volta che non vince, è stata molto contenta perché appunto ho vinto il device di Hello Kitty, cioè ragazzi, il facial brush 3 in 1, adoro. Ragazze, adoro, non potete immaginare nemmeno la mia contentezza quando ho visto che mi stavano rilasciando questo. Adesso lo apro in anteprima con voi perché ancora non l'ho aperto, volevo aprirlo con voi. Ok, cioè ragazze, sono super super contenta in realtà. Quindi c'è questa collaborazione con Hello Kitty, Jeske con Hello Kitty. Io pensavo fosse elettrico, in realtà non lo è, però, cioè, scusate, ne vogliamo parlare che io mi pulisco il viso con Hello Kitty? Cioè, stiamo scherzando. Qui abbiamo la nostra faccina e dietro abbiamo appunto la spazzolina in silicone. Quindi, cioè, sono stata super 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 contenta, non potete nemmeno immaginare. Quindi c'era tutta questa c'era questa appunto collaborazione con Hello Kitty, hanno regalato a chi non vinceva a tutti questa cosina qua, mentre chi vinceva una cosa un po' più grande. E all'interno, oltre il sacchetto appunto, c'era questo libro enorme, pesantissimo tra l'altro, super super pesante, non so che reimagine your skin, quindi non lo so, ci sarà, adesso lo apro con voi, anche questo non l'ho ancora aperto, vediamo che cosa c'è. Ah, ci sono all'interno tutti i device, ah, che vendono, perfetto. Ah, che meraviglia, che carino, sì, c'è proprio tutta la collezione di Hello Kitty, anche vedete, anche questa è di Hello Kitty, abbiamo proprio tutti i loro prodotti, cioè abbiamo tutti i loro device, body mask, comunque ci sono un sacco di dispositivi per il viso e corpo, no ragazzi, cioè questo è il loro listino e catalogo, quindi non vedo l'ora di curiosare bene e di vedere un po' tutte le novità, insomma. Quindi niente ragazze, questo è tutto quello che ho ricevuto al Cosmo Prof. Mi rendo conto, non è tantissimo, però sono andata mirata su diverse aziende quest'anno.
Non lo so, rispetto agli anni scorsi, secondo me ci sono andati molto molto piano con dare omaggi a destra e a manca, ecco. Quest'anno ho notato tantissimo che c'erano un sacco di ragazzine, probabilmente di vari istituti estetici, che magari appunto avevano i biglietti per entrare, però era proprio una cosa come voglio andarmi a prendere il campione, cioè secondo me era proprio uno strafogo di campioni, voglio strafogarmi di campioncini. Questo io è quello che in realtà ho potuto notare da quella giornata, non lo so, poi magari non era così, però io ho notato diverse volte questa cosa qua, devo correre perché mi danno il campioncino, vado là per la borsa, per il campione, vabbè. In ogni caso cioè quest'anno io ho trovato tantissima, tantissima gente rispetto agli anni passati, anche gli autobus è stato un disagio prendere questi bus per andare alla fiera, che è stato un delirio, vabbè, ma comunque non importa, insomma. L'anno prossimo spero di andarci per più tempo, quello sì, me lo auguro perché così riesco a vedere meglio tutte le aziende e in 2 giorni si riesce comunque quantomeno a dividersi i padiglioni, quindi magari per il primo giorno i padiglioni, capelli e skincare, il secondo giorno magari il padiglione unghie che è veramente veramente grande, quindi non lo so, devo capire un po'. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia quantomeno tenuto compagnia. Fatemi sapere se anche voi siete state al Cosmoprof e qual è stato il vostro padiglione preferito, i vostri stand preferiti. Mi raccomando, tra l'altro i padiglioni coreani sono stati i miei preferiti in assoluto perché, cioè, non potete capire la bellezza che c'era in quei padiglioni, cioè, fantastico, cioè tantissimi prodotti, tantissimi brand, packaging meravigliosi a mio avviso, quindi era veramente, avevo gli occhi a cuoricino, sia io che mia sorella. Comunque, noi ragazze ci vediamo in un prossimo video, continuate a seguirmi, mi raccomando, io vi mando tanti super mega bacioni e noi ci vediamo alla prossima, ciao!